Ciao a tutti ragazzi, ben trovati in questo nuovo video. Oggi voglio darvi 10 preziosi consigli che vi semplificheranno notevolmente la vita in Call of Duty Warzone. Non che io sia sto gran fenomeno, come avrete già avuto modo di notare su Twitch dalle live che faccio con i miei amici, ma avendo passato ormai diverse ore su questa modalità vorrei condividere con voi questi piccoli grandi accorgimenti che vi renderanno ancora più forti. Questi 10 suggerimenti sono pensati principalmente per la modalità Battle Royale, ma alcuni di essi possono comunque tornare utili anche in malloppo e in tutte le altre modalità. Prima regola, preparate i vostri loadout personalizzati. Sì, ok, questo è banale, ma una buona partita si costruisce già dai preparativi. È fondamentale preparare la vostra classe personalizzata e salvarla al primo posto della lista. Questo perché ad un certo punto della partita cadranno dal cielo delle casse di approvvigionamento e all'interno di esse troverete tutti i vostri loadout. Mettete quello che utilizzate più spesso in cima alla lista, ma preparatene anche altri, uno per ogni possibile situazione, in modo da essere sempre preparati ad ogni evenienza. Oltre al drop casuale, il lancio di questi rifornimenti può anche essere richiesto quando volete al prezzo di 6.000 dollari presso le stazioni di acquisto che trovate sparse nella mappa. Sono quelle contrassegnate dal simbolino del carrello della spesa, per intenderci. Il secondo consiglio che voglio darvi è quello di scegliere accuratamente la zona in cui paracadutarvi a inizio partita. Il consiglio che vi do è quello di evitare zone molto ambite come prison o quarry, oppure le zone residenziali del sud della mappa. Prediligete zone possibilmente fuori dal cerchio del gas, zone magari poco dense di edifici, zone in cui potete accumulare equipaggiamento abbastanza indisturbati. Questo perché è vero che magari le zone più ambite hanno più equipaggiamento, più mezzi, più tutto, ma proprio per questo tutti vanno in quelle zone lì quando possibile. Tutti cercano di stare dentro al cerchio sin da subito e paracadutarsi con soltanto una pistola in mezzo a tanta gente è sempre un rischio a mio avviso inutile. Partite da fuori e vi avvicinerete man mano del corso della partita. Numero 3. Fate sempre i contratti, specialmente le conquiste. Le conquiste, se potete, fatele sempre tutte. Questo perché non solo i contratti vi danno dei soldi che poi potete spendere per migliorare il vostro equipaggiamento, ma perché facendo le conquiste, nello specifico, ogni conquista che fate vi aggiunge sulla mappa un cerchio giallo più ristretto del cerchio bianco, che altro non è che la proiezione di dove si chiuderà il cerchio. Più conquiste fate, più cerchi concentrici gialli vengono aggiunti, e dopo 3 o 4 conquiste riuscirete a vedere esattamente la porzione di mappa dove si chiuderà il cerchio finale. Quindi fare le conquiste e farle il prima possibile vi dà un enorme vantaggio rispetto a tutti gli altri giocatori, perché saprete con largo anticipo dove si va a chiudere il cerchio e dove dovete andare a finire se volete rimanere fino alla fine. E in questo modo, arrivando prima sul territorio, potete innanzitutto ovviamente occupare prima gli edifici che ci sono in quella porzione di mappa, ma soprattutto organizzarvi per eventuali strategie. Quindi, se possibile, cercare di accaparrarvi un mezzo a inizio match in modo da spostarvi rapidamente da una conquista all'altra e una volta individuata la zona di mappa dove si andrà a chiudere il cerchio del gas, a quel punto cercare di raggiungerla e di sistemarvi meglio che potete. Le conquiste sono indicate sulla mappa con il simbolino della bandierina. Consiglio numero 4. Evitate di rompere i vetri. Non rompete mai i vetri quando siete in un edificio. Questo per tre ragioni principalmente. Prima di tutto perché fate rumore. Rompere un vetro fa molto rumore e in questo modo segnalate la vostra presenza a tutti i nemici che sono all'intorno. Secondo motivo per cui è importante mantenere i vetri intatti quando siete all'interno di un edificio è perché i vetri da fuori sono molto riflettenti e si fa fatica a vedere dentro. Quindi, se siete dietro a un vetro, è molto difficile dall'esterno individuarvi. E terzo motivo per cui è importante non rompere i vetri, oltre al fatto che vi rendono appunto difficilmente individuabili, è perché se anche venite individuati e qualcuno vi spara, il vetro ha comunque un certo potere d'arresto sul proiettile e quindi in qualche modo va a smorzare la potenza del proiettile. Se venite colpiti in testa da un cecchino senza un vetro davanti, probabilmente venite uccisi sul colpo. Se c'è il vetro davanti, non venite uccisi con un colpo solo, anche se venite colpiti alla testa. E questo vi dà l'occasione di riuscire ad abbassarvi e correre ai ripari in qualche modo. Quindi è importantissimo quando si è dentro una casa per diversi motivi non rompere i vetri. Numero 5. Il paracadute. O meglio, la distanza massima dalla quale possiamo cadere senza dover aprire il paracadute. Ok, questo è un po' bizzarro forse come punto, ma in realtà vi tornerà molto utile. Vi capiterà molto spesso di trovarvi in cima ad un palazzo e di dover scendere velocemente. Aprire il paracadute è assolutamente sconsigliato, uno perché fa tanto rumore, ma soprattutto perché vi rende molto molto visibili. Quindi, per cercare di passare inosservati sarebbe meglio evitare, ma in alcuni casi è necessario perché alcuni palazzi sono molto alti. Ed è sempre stato difficile, almeno per me, capire
qual è la massima altezza da cui si può cadere senza bisogno di aprire sto dannato paracadute. Mi sono messo lì come uno scemo a fare delle prove e mi sono reso conto, almeno dalle prove che ho fatto e che state vedendo a video, che la massima distanza da cui si può cadere, la massima altezza da cui si può cadere senza farsi male, o meglio senza morire più che altro, è 13 metri. Sopra ai 13 metri dovete aprire il paracadute se non volete morire. Ora, come fate a sapere se un'altezza è maggiore o minore di 13 metri? È molto semplice, andate sul bordo, proprio sul bordo, puntate il fondo e metteteci un punto, indicatelo. In questo modo vedrete esattamente quant'è la distanza dalla vostra posizione al punto che avete appena taggato. Se è minore o uguale a 13 metri, buttatevi che è morbido. Se è maggiore, dovete aprire il paracadute o trovare un altro modo per scendere. Numero 6. Utilizzate armi silenziate, sempre. Probabilmente molti di voi già lo sanno e quindi già lo fanno, però è sempre bene ribadirlo. Il vantaggio di un'arma silenziata è che quando sparate non venite localizzati sulla mappa, sul radar. Di solito quando si spara compare il puntino rosso sulla mappa dei nemici che indica loro da dove stiamo sparando. Questo col silenziatore non accade, oltre al fatto che non sentono magari neanche il rumore se sono abbastanza distanti. Capite bene quindi che è un vantaggio enorme avere un'arma silenziata e, per quella che è la mia modesta opinione, è molto meglio avere un'arma un po' più debole ma silenziata piuttosto che un'arma molto potente ma che fa casino e che vi localizza sulla mappa ogni volta che sparate. E qui faccio anche un piccolo collegamento al primo consiglio che vi ho dato, quello del loadout personalizzato. Io nei miei loadout metto sempre armi silenziate, proprio per questo motivo qui. Warzone è una modalità molto molto tattica, molto diversa dal multiplayer normale di Call of Duty, dove il silenziatore è sicuramente utile ma non è fondamentale. Qui però, a mio parere, la strategia conta molto di più di quanto si è bravi a sparare. E avere un'arma silenziata significa passare inosservati. Passare inosservati significa 9 volte su 10 arrivare nella fase finale della partita. Consiglio numero 7. Quando siete nel gulag, colorate gli avversari con la bomboletta spray. Ok, sembra assurdo, ma vi assicuro che ha un senso e adesso ve lo dimostro. Quando siete in attesa del vostro turno e avete la possibilità di lanciare sassi o pugni ai vostri avversari, come molti fanno tra l'altro, avete anche la possibilità, premendo la freccetta in su, di accedere al menu radiale della bomboletta, insomma dei gesti, quelle cose lì. Spostando la levetta destra nella direzione del colore che volete scegliere, avete la possibilità di spruzzare colore spray, vernice spray, sull'avversario che avete davanti e che è come voi in attesa del suo turno nel gulag. Fatelo il più possibile con gli avversari che vi ronzano intorno lì mentre siete in attesa, perché se riuscite a dipingere di un colore sgargiante, tipo il giallo, tipo il rosso, quello che poi magari sarà tra poco il vostro avversario, beh, avrete un piccolo vantaggio su di lui quando poi arriverà il vostro turno, perché lui rimarrà comunque verniciato, rimarrà con la vernice spray addosso e sarà molto più visibile nei suoi spostamenti. Per carità, è un vantaggio molto piccolo, non è nulla di che, ma in una lotteria come quella del gulag avere anche il minimo vantaggio sull'avversario è comunque meglio che niente. Al numero 8 in realtà non c'è un solo consiglio, ma c'è una piccola serie di consigli proprio tecnici che possono rendervi la vita un po' più facile in battaglia, questo non solo in Warzone ma anche nelle altre modalità di Call of Duty. Sono alcuni piccoli accorgimenti legati alla grafica e all'interfaccia del gioco. Alcuni di questi tra l'altro me li avete suggeriti proprio voi mentre ero in live su Twitch, quindi vi ringrazio per i suggerimenti che mi avete dato e li riporto in questo video per condividerli un po' con tutti quanti. Partiamo dalla minimappa che c'è in alto a sinistra. Di base la minimappa è circolare, ma se andate nelle opzioni avete modo di impostarla di forma quadrata. Se la mettete quadrata anziché circolare, la mappa sarà un po' più grande, perché chiaramente un quadrato copre una porzione un po' più grande di mappa rispetto a un cerchio. Quindi avere la mappa quadrata anziché circolare vi consente di tenere sotto controllo una porzione leggermente più ampia di mappa. Dopodiché disattivate motion blur e grana cinematografica. Questi sono alcuni effetti di, tra virgolette, post-produzione che vengono aggiunti all'immagine mentre giocate. Il motion blur è la sfocatura che si crea quando muovete velocemente la visuale e la grana cinematografica è una leggera grana impercettibile che modifica l'effetto dell'immagine e la rende un po' più cinematografica, un po' più simile alla pellicola di un film. E togliendo questi effetti il risultato che si ha è un movimento molto più veloce della visuale, molto più reattivo della visuale. Perché? Perché la presenza di questi effetti appesantisce il motore di gioco e rende lo spostamento della visuale leggermente più lento. Vi consiglio poi di regolare anche la sensibilità della levetta che regola lo spostamento della visuale. Di standard, se non ricordo male, è impostata su 4. Aumentare la sensibilità vi rende molto più precisi quando prendete la mira, ma è anche molto più difficile da governare, tra virgolette.
Quindi se posso darvi un consiglio è quello di provare ad aumentarla gradualmente in modo da prenderci un po' la mano con la sensibilità più alta, perché una volta che imparate a manovrare l'arma con una sensibilità della levetta più alta sarete sicuramente più precisi di quanto non siate con la sensibilità standard a 4. Numero 9. Utilizzate tutti gli oggetti che trovate. Esplorando nel corso della partita vi capiterà di trovare tantissimi oggetti e killstreak quali UAV, bombardamenti, torrette, scudi, eccetera. Utilizzate tutto. Istintivamente probabilmente avrete la tendenza a conservare questi vantaggi per magari la fase finale, perché magari può sempre servirci più tardi, quindi forse non è il caso di utilizzarla adesso. Almeno io mi rendo conto che inconsciamente faccio sempre questo ragionamento e tutte le volte muoio senza aver utilizzato magari tutte le cose che avevo e che mi avrebbero sicuramente aiutato ad andare avanti. Il punto è che Warzone è una sopravvivenza e pertanto ogni momento è buono per utilizzare un'arma o un aiuto di qualunque natura. Quindi non siate troppo parsimoniosi, se avete l'opportunità di utilizzare un bombardamento fatelo, UAV che vi serve mettetelo, le torrette piazzatele, gli scudi non abbiate paura di sprecarli, utilizzate tutto appena ne avete bisogno. Poi chiaramente è anche fondamentale arrivare preparati alla fase finale della partita, quindi se vedete che oltrepassate la metà del match e cominciano a mancare 50-40 persone ancora in vita, 40 giocatori ancora in vita, a quel punto sì, diventa importante cominciare a pianificare la fase finale e a mio avviso è fondamentale arrivare alla fase finale con la maschera antigas, che è assolutamente fondamentale perché vi consente di sopravvivere qualche secondo in più nel gas, e quando il cerchio si chiude tanto è importante potersi permettere magari di uscire fuori e riuscire magari a prendere alle spalle un nemico che di certo non si aspetta che voi arriviate da dietro, dal gas, ad ucciderlo. O comunque vi consente anche di uscire, di stare un po' fuori, di rimanere magari qualche secondo, qualche prezioso secondo in più, fuori dal fuoco incrociato che c'è nel cerchio ormai strettissimo. Quindi la maschera antigas nella fase finale è fondamentale. Importantissimi sono anche almeno un UAV oppure un bombardamento a grappolo, uno dei due se giocare in team con uno o più amici, possibilmente organizzatevi in modo da avere uno il UAV e uno il bombardamento. Perché? Perché con il UAV ovviamente riuscite a vedere in una mappa a quel punto molto ristretta dove sono tutti i nemici, e se il vostro amico ha un bombardamento lo può lanciare senza sprecarlo, anzi lo può lanciare facendo il massimo danno possibile, uccidendo più nemici possibili. Quindi mi raccomando, la maschera antigas è fondamentale alla fine, però iniziate a preoccuparvi della fase finale soltanto quando siete rimasti in 40, massimo 50. Prima di quel momento giocate ogni minuto come se fosse l'ultimo, veramente utilizzate tutto quello che avete. Decimo e ultimo consiglio, e forse anche quello più importante a mio modo di vedere, mimetizzatevi. Questo è un consiglio molto soggettivo perché ci sono diversi stili di gioco, non c'è un giusto o sbagliato, ci sono giocatori a cui piace andare molto all'avventura, buttarsi all'azione, se vedono un gruppo di nemici vanno lì e lo ingaggiano. Io personalmente gioco in maniera diversa, ingaggio solo se so di non essere visto, ingaggio solo se posso prendere di sorpresa il team e ucciderli tutti, quindi se sono per esempio uno contro tre non ingaggerò mai, cerco di passare, come dicevo anche prima, il più inosservato possibile. Io lo faccio dall'inizio della partita, però diciamo che per la prima metà della partita potete anche azzardare un po' di più, perché comunque c'è sempre una possibilità di rientrare se si muore tramite il gulag, se giocate in compagnia ci sono sempre i vostri compagni che possono tirarvi su. Però arrivati alle fasi finali, a quelle veramente finali, quando mancano 20 giocatori o 10 o anche meno, a quel punto secondo me più che andare in giro a sparare e farsi vedere, rischiare quindi di essere uccisi, è meglio passare inosservati, mimetizzarsi con l'ambiente. Quindi cerco sempre di mimetizzarmi con la vegetazione, accovacciarmi magari in una siepe piuttosto che nascondermi dietro un albero o sdraiarmi per terra in mezzo all'erba. Il punto ragazzi è che quando siete in una porzione di mappa molto molto stretta, quando siete proprio nel circolo finale, l'abilità a sparare conta fino a un certo punto, perché magari voi state puntando ad un nemico e siete anche bravi, riuscite ad ucciderlo, ma arriva uno da dietro e vi secca. Quindi state bassi, state giù, cercate di passare inosservati e lasciate che gli altri si ammazzino tra di loro. A un certo punto rimarrete voi e probabilmente è il più bravo degli altri che riuscite a ammazzare tutto il resto della combriccola. E questa è una tattica che, vi dico per la mia esperienza, paga quasi sempre. Non è perfetta, c'è un tallone d'Achille ed è il mirino termico, perché ovviamente se siete accovacciati in una siepe e siete all'occhio invisibili, qualcuno con un fucile, con un mirino termico, riesce comunque ad individuarvi, per esempio. Quindi cercate anche di mettere magari nel vostro loadout un perk che vi rende invisibili a questo tipo di ottiche. Quindi con il giusto loadout nelle fasi finali mimetizzatevi e aspettate il momento giusto. Ne varrà la pena.
Bene, queste erano le mie personalissime 10 regole d'oro per avere la meglio in Warzone. Chiaramente sono consigli molto personali, basati sulla mia esperienza. Eventuali ulteriori consigli sono assolutamente ben accetti nel box dei commenti, quindi dite pure la vostra in modo che possiamo arricchirci a vicenda. Io per questo video ho concluso, vi ringrazio per l'attenzione. Vi ricordo che in descrizione trovate il link al mio canale Twitch e ai miei podcast su Spotify. E vi do appuntamento al prossimo video. Un saluto, ciao!